Ciao, salve a tutti. Guardate che bellezza questa fioritura di quest'altro melo. È un po' tipo quello che ho io in apiario da me. Ma poi abbiamo una fioritura della salvia. Guardate che bellezza. Adesso poi vi vado a mostrare altre fioriture. C'è anche il trifoglio anche qua, ma sono altre fioriture che adesso vado poi a mostrarvi. Bellissima questa della salvia. Questa è viola, quella invece da me fiorirà è bianca. Anche qua abbiamo le api, qualche arnia a giro. Questa è la fioritura del cisto invece. Guardate che belle. Guardate che bellezza, questo è tutto cisto, fiorito. Guardate che bellezza. Questo che ha una varietà viola, cioè viola e bianco. Bellissimo, questo è tutto. Guardate. Bellissima, bellissima, bellissima. Adesso che ho un pochino più di tempo anche per mostrarvi le fioriture, questa è parte dell'intensità della fioritura che c'è qua da me. Diciamo un po' il cuore della fioritura. Adesso poi verrà anche a piovere, in parte già sta piovendo. È bellissimo, un tappeto qua. Qua dove vedete dove c'è tutta questa felce. Era un ettaro, ha tutto cisto a questo modo. Questa adesso mi sfugge il nome, ma assomiglia a quella erba medica selvatica. I meli li abbiamo disseminati un po' ovunque qua nel nostro territorio. Guardate che bello, anche qua ci sono le api che li stanno raccogliendo. Bellezza questi meli, che fioriture spettacolari che hanno. Poi c'è il cardo, la rapa. Anche questo è un melo, guardate che bellezza questi qua. Che arriviamo adesso. Eccoli qua. Guardate che bellezza questi meli. Che fioritura. Guardate che bellezza la palla di neve. Che spettacolo che sono queste fioriture. Questa qua che vedete è la valeriana. Cresce anche spontanea, poi bianco spino. Quella che vedete laggiù nell'angolo fiorita gialla è un'acacia. Il glicini è un'acacia che ha la varietà di fioritura gialla. Guardate che bellezza questa di fioritura. Questo è il coriandolo. Guardate che bellezza di fioritura, è straordinaria, questo è tipo 10 ettari e più di fioritura straordinaria di coriandolo. Guardate che bellezza invece questa varietà di orchidee. Sì, sono orchidee. Guardate che bellezza. È una varietà di orchidea bellissima. Sì, fanno una varietà che è sul viola, un altro sul rosa più chiaro e sono bellissime. Sono bellissime, bellissime. Questa è la fioritura invece del frassino.
bellissimi anche questi. Con un amico siamo andati nel suo apiario e allo stesso tempo stiamo visitando le fioriture, quelle attuali adesso che sono presenti qua sul nostro territorio. Parte ve le ho mostrate, parte sono queste, poi ce ne sono anche ancora delle altre. Queste sono ballate invece a tutta rapa. Qui si parla di 50 ettari e passa tutta questa parte della vallata. Vai, vai. Queste sono tutte cespugli di rapa, bellissima, che è anche lungo strada, proprio ce l'abbiamo lungo la strada. Guardate che bellezza, tutti questi agli selvatici sono. Guardate che bellezza. Agli, cardo e borragine. Questa adesso mi sfugge il nome, guardate che bellezza che ha questa fioritura, assieme al cardo, ha una varietà di cardo, ha delle varietà di cardi. Bellissime fioriture del momento 2023 del mio territorio. Questo è biancospino, bellissimo. Biancospino misto al cardo e la rapa. Le fioriture sono straordinarie, veramente straordinarie, bellissime. Un altro biancospino, guardate che bellezza di fioritura che hanno. Guardate che bellezza la fioritura della sulla. È qualcosa di straordinario. Viene lungo il ciglio della strada, lungo il ciglio della strada. Cresce proprio spontanea qua nel mio territorio. Quella borragine, bellissima. Una fioritura straordinaria, crescono a vari cespugli e bellissima, bellissima, bellissima. Ah, purtroppo al momento mi sfugge il nome di quella fioritura bianca e poi ve la rammenterò. Bellissima anche la fioritura della borragine, è qualcosa di straordinario. Un saluto a tutti, al prossimo video.